Signori miei, bentornati con un'altra parte. Siamo alla quarta di Alone in the Dark. Allora, abbiamo delle robe che mi sono già scordato. Avevo delle robe, mi ricordo. Ma qua troviamo sempre delle pallottole. Sta cosa, veramente. Allora, ci sono delle cose che dobbiamo andare a esaminare. Non mi ricordo cosa diavolo abbiamo preso. Abbiamo la chiave del bagaglio. In quale bagaglio? C'è un bagaglio? Ah, questa roba la potevo prendere. Ok. Non l'avevo presa l'altra volta. Ok. Fortuna che sono tornato così a controllare. Perché sto cercando dove mettere la chiave di merda. Quando la trovo vi mostro. La siringa. Questa cosa come cazzo ho fatto a mancarle prima? Sto rigirando certe zone. Ma come ho fatto a mancarle? Ah, era qua. Madonna, ho girato tutto il livello. Lente di Bayleux. Ok. Telescope lens. Already locked that up. Ah, avevo quella lente, ci guardava le donnine nuda, te lo dico io. Mi sono bloccato per un attimo. Ok, la lente era da mettere. Oddio, forse era da questa parte, non voglio. Non mi ricordo, Cristo. No, mi sa che era di sotto. Era di sotto nell'ufficio. No, cazzo, non mi ricordo. Allora, oddio. Questa porcata. Oddio, Gesù. Regolo zoom e l'ha messa a fuoco. Ah, ok. Come si regola? Ah, ok. Così. Ancora un po' di più. Con la radio di merda, che fastidio. Oh, la luce divina. Vai. No, vabbè. Oh, cazzo. Che succede? Dove siamo finiti? Oh, un altro enigma. Oh, merda secca. Mo? Come cazzo? Mo, queste cose. Aspetta, questo è una in alto sembra, questo sembra al centro. Sembra che manchi una linea. Posso anche girarlo, no? Probabilmente forse così? Sì? Manca con un pezzo. No? What? Ah! Ok. Ok, 947 o 941. Ah, Whoa, tutti what's going automatici. on? It's dialing in something all on its own and it's showing the way to another memory? Where is that? Mi sa che era. Ho già capito dov'è. Era il soggiorno. O la sala da pranzo. No, sala da pranzo. Oddio, questa. Prima o poi partirà la canzoncina. Che succede? Cos'è quel rumore? È andato a fuoco qualcosa, boh? Comunque so già dov'è. Ma vedi che qua non mi fa andare, guardate. Come se ci fosse qualcosa, boh? I don't know. Comunque, quella è decisamente la sala da pranzo. Abbiamo anche sbloccato la scorciatoia, dovrebbe essere. Oddio, non mi ricordo. Qua, di qua possiamo passare? Sì, era qua. È uno di sti vasi di merda. Questo. Here we go. Ok. E che dobbiamo fare qua? Perché? Che faccio? Gli sparo? Aspetta. Verifichiamo, Madonna. Che inquietante. Perché c'è la luce accecante qua? Oh, capitolo 3. Chissà dove finiamo adesso.
I'm glad to see you made it. I had my doubts, but the hope you instilled has yet abandoned me. I guess this must be Tarawea. Who are you? My name is Juan Luis Jorge, and this is indeed the convent of Tarawea. You'll have to excuse me, but Yermi never got your name. The name's Edward Carnby. I'm a private investigator. You're not a patient, are you? No. I'm the author of a book that Yermi once found important. How does that work? Are you part of this memory as well? Is this even a memory? I think calling me a manifestation of Yermi's subconscious would be more correct. And so is the convent of Tarawea. I'm a man Yermi has never met. And we are in a place that he has never been. Okay. So are you here to guide me or something? I have no more purpose than you do. I simply am. I will happily help you, of course, if I'm able. If you are already somehow part of Jeremy, why did he want to come here? Isn't he sort of here already? Yermi wanted to come here because it's a representation of his mind at peace. When Dr. Gray asks him to find his focus during his sessions, this far-flung convent is what Yermi imagines. He is under the impression that if he could physically come here, he would reach a perfect equanimity. A spiritual apotheosis. You don't think it would work? Yermi subconsciously knows it's just wishful thinking. He can't come here. Despite the pathways opened by the dark man between Derceto and Yermi's psyche, it's simply not possible. But I'm here. Indeed. It's a shame it's just another place for you, Detective. Otherwise, you could have become a Buddha. Always a bridesmaid, never a blushing bride. Am I right? Yes, I suppose so. You'll have to chase enlightenment elsewhere. So what's the next best thing? What can I do here? You should seek out the convent library and try to find the truth about Yermi's relationship with the Dark Man. It's the sort of knowledge he represses and is unable to reflect on. Will it tell me how to break the pact? Perhaps. At least you'll have something to confront Yermi with. Wait, why can't you just tell me? I don't know such things. You'd be better off consulting the texts of Dr. Freud, if you want such answers. No thanks, I hate shrinks. There is another thing you should know about the library. He is here as well. The Dark Man has been working his way through the texts for a long, long time. He's here? How am I supposed to get past him? Be careful, Detective. Oh, jeez. Just perfect. Qui abbiamo Gesù che ci guida. Cerca delle risposte nella grande biblioteca di Taure. Ma che cazzo sta diventando sto gioco? Gesù, aiutami tu. You have any advice on how to deal with the Dark Man? L'uomo nero. I suppose suppression could work. Try not to pay him any attention. Oh, Dio mio. Ok, Cerchiamo indizi. Diciamoci strada. Non so se troveremo munizioni qua. Aspetta, prima di dirigerci in queste zone strane, come controllare che non ci sia roba nascosta? Non si sa mai, sto gioco regala gioia. Da quel punto di vista, porta inutile. No! Parte Gesù seduto lì sulla pianta. Non c'è niente, vabbè. Probabile ci saranno scontri, almeno credo. Siamo pur sempre in quell'altra dimensione, diciamo. Andò per una biblioteca scomparsa, tipo la Uncharted, cazzo. Madonna. Già tanto che non sono partite le gambe, cazzo, da un volo del genere. Lugubre. Mi piace. Io tengo pronto il revolver. Il revolverino mini.
Bello. Molto bello. Molto bello visivamente, mamma mia. Mamma mia. Le sghiere. Questa luce accecante è bellissima. Dai, visivamente, a parte, vabbè, certo la grafica non è, oh mio Dio, una roba allucinante, però visivamente regala degli scorci, niente male. Anche se tutto ciò mi sta facendo venire voglia di rigiocare a mio Uncharted. There's something missing. Manca qualcosa. Andiamo. Vedemos, vedemos. Qua non c'è nulla. Cazzo è sto rumore? Questo? Indizio. La chiave sarà custodita dal bibliotecario. Ok. E lui? O dobbiamo salire, altamente probabile, però... Vediamo di controllare il piano. C'è niente. Nulla! Almeno una roba da collezionare, ce la potevano lasciare. Vabbè. Vediamo il piano di sopra. Cazzo. Sto botto crolla a pezzi. Io mi faccio una leggerissima corsetta. Oh oh oh. Ok. What? Oh, è questo stronzo. Vado via. Ah, così. Ma che cazzo? Oh Gesù, vado via. Oh, guarda. Via. Scappa. Più lento, eh. Guarda che roba. Ah, guarda che roba. Oddio. Devo fare? Ma sono due o sempre uno? Ma che due coglioni! Io non so da che cazzo di parte passare, guarda. Gesù? Ok. Vai a far culo, vai. Scala! Vai! Ma sarebbe l'uomo nero quello. Non mi pare più il sacerdote nero. Io. Ah! No, merda, come lo evito? Bevutina? Iii! Ma va caga! Cioè, ma come lo eviti? Dai, ma che stronzata! Oh, 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 oh!
vai, vai! Un po' più lento, eh! Lui non ha assolutamente fretta, non si caga addosso, no? Figurati, tutto rose e fiori. Guarda, mo riappare anche qua. Oh! Ce ne siamo liberati del bastardo, finalmente! Quel maledetto stronzone! Ok. Cioè, da Alone in the Dark a Tomb Raider / Uncharted è un attimo. Mamma mia. L'ambientazione me lo ricordo troppo. Sia Uncharted sia Tomb Raider. Ok. Questo ascensore dove ci porterà? Ah, scattoni! It was in the hot autumn that I went through the night with the restless crowds. He was a kind of itinerant showman who held forth in public halls and aroused widespread fear. The New Orleans address of the event is lost, but I remember distinctly the Prext Shipping Company pressing their contribution. Hey. Che faccia sta facendo? No. Detective! What? What? I hope you found what you were looking for. I fear there is no goal. So close. There must be something I can work with. Come on, Garmby, think. Think! The shipping company. Prext. Right. Good luck, detective. God, you're here, Detective. Sitting all alone in a place like this. I'd never live it down if the papers got wind of it. Hey. Ruth, right? Oh, don't pretend you don't know. I'm sure you have a whole file on me by now, Detective. I suppose we weren't formally introduced. I'm Ruth Talon. Miss Ruth Talon, in case you're wondering. Edward Carnby. Enchanté. Are you sure? I had too many already. Nice. It's good. I know. I have great taste, Detective. I heard you're trying to break Jeremy's promise to the dark man. Yeah. Do you know anything about that kind of stuff? No. But it makes you wonder. If he made a promise, can't he simply stand by his words? Look, I'm just trying to get Jeremy out of a bad deal, so he'll come back with us to New Orleans. Well, if all fails... What are you doing? It's a sign of submission to the dark man. I saw it in a dream once. What? Guarda, ricoglionita. You don't know the Prext Shipping Company by any chance? I do. They made big money during the war. Their waterfront office is just over there. What? How did you do that? Do what, Detective? Bonne chance. Hey, have you seen Emily Hartwood anywhere? Are you trying to make me jealous, Detective? No, I haven't seen your doll anywhere.
Che trip. Ok. Cerca l'indirizzo dello spettacolo. According to the book in Tarawea, the Dark Man is connected to a performance that Jeremy went to somewhere in New Orleans. I'm sure I can find the address inside. I don't know where to go. Bella sta nebbia qua. Non possiamo tornare indietro, ovviamente. Volevo esplorare. Ma non vole... Io lo odio sto gioco. Io non volevo lanciarla così. Pensavo la prendesse almeno in mano prima di lanciarla, no? Ha senso. Ah, vedi. Buono, non è andato a fuoco troppo. Oddio, nazio. Ma dai, a colpi di scopa mi difende. Diciamo che se punto la faccia vogliono meno colpi, ovviamente. Però... cioè, vedi, questa è una stronzata, perché io devo tenere premuto per tirare sta roba. Vabbè. Certo, posso sempre tirarli qua, oh merda. Ma manco è andato a fuoco, ma che senso? Ok. No, adesso è andato a fuoco. Ma che cazzo. Ok, ho finito i colpi per il revolver, ma... qualcosa mi dice che c'è qualcos'altro. Che è sta roba? Ok. Sì. Ok. Ma usiamo dei detriti come arma. Oh, mitragliatrice. C'è la mitragliatrice, raga. Un Thompson. Teniamo gli occhi aperti. La mitragliatrice. Mi fa gola. Onestamente. Ok, almeno abbiamo un caricatore. Ottimo, chissà dov'è la mitragliatrice. Chissà dov'è. Vedrò di esplorare ogni anfratto perché certamente sarà qua in zona. Puttana tua madre. No, colpi di pala, colpi di pala. Mangiati la pala, mangiati la pala, mangiati la pala. Ecco. Non mi aspettavo sfondasse. There must be another way inside. Che? Ah, la mappa. Sewer system has a tunnel running right below Preg's shipping company. I bet I can use it to get inside. No, no, le fogne. Sempre. Aspetta, ma qua non possiamo scavalcare nulla, no? Cioè, sicuramente dobbiamo fare il giro. Ma c'è, ma raga, ma dai una scopa, cioè. Una. Ah, un remo, più un remo. Che cazzo? Oh, vabbè, questo è il solito. Ole, un drink. Questa. Munizioni. Andiamo qua. Cos'è? Ah, nastro per macchine da scrivere. Questa è un'altra roba da lanciare. Cavolo, qua si scende. No way I can get this out of the way with my bare hands. But if I get that crane going, that should do it. Che cazzo ha grattato così tanto l'audio? Ma è impazzito. Non so se l'ha registrato, ma ha grattato un casino. Madonna, che... che strano. Gira divinamente. Sto a 60 frame rate incollati. Ho alzato anche la grafica. Cioè l'anti-aliasing a livello epico. Quindi... dov'è? Questa roba... I need the key. Ok, proponiamoci la key. Premo il mitragliatore. Che cazzo sono... tanto sicuramente lì sotto si va per le fogne. Vediamo qua. Qua è bloccato per via. Vediamo di qua, qua c'è un martello. Non so se è più potente. Ovviamente il martello è più potente di un remo di merda, però. Teniamoci il remo per ora. La cornacchietta lì pronta, dammi un bacino. Ciao bella. Vai. Ok.
perso il remo? No. Munizioni. Chiave del portuale. What? Chiave del portuale. Ma c'è una porta chiusa? Abbiamo trovato porte chiuse. Oh merda. Merda, ti è. Arco giro, aspetta che ricarico. Boom! Ok, è morto. Chiave del portuale. Non credo serva in quella roba che abbiamo visto, no? Cioè, nel senso... No, non serve di ricchezze. Mo vado a provare, ma non credo. Cioè, più che altro mi sembrava servisse una sorta di leva. Mi sono sbagliato. Mi pareva servisse una leva, invece no. Ecco qua. Aiuto! Madonna! Carica, carica, carica! Andate con Dio, ragazzuoli. Madonna, sono arrivati parecchi, eh. Vedi, la Molotov l'ho usata bene. Problema principale con la Molotov, perché non me la posso portare dietro. Non vero perché... Non c'era proprio bisogno di usarla, però è strana sta cosa. Perché stanno arrivando altri mostri? È strano. Molto strano. Potevo evitarlo quello, eh. Però boh. Vabbè, io me ne vado di sotto, sperando di non aver mancato il mitragliatore in qualche modo, perché sennò mi sparo, raga. I bastardi nascondono le cose bene, però il mitragliatore non c'è traccia. Quindi proseguiamo. Ok. Mi servono più munizioni, per Dio. Guarda, guarda qua. Non lo so, Rick. Certo, possiamo passare di lì, ma se cado in acqua? Non posso cadere in acqua. Ottimo. Aspetta. Vai. Alza il ferro che qua ci tartassano, secondo me. Contro rumorini. Ok. Siamo carichi. Guarda quel bastardo qua. Vedi? Mo provo a avvicinarmi. Vedo se riesco a beccarlo col corpo a corpo. Ma secondo me no. Vedi? Ma vedi, becca tutto tranne quello. Ma uno scemo. Cioè. Ma dai! Ma dai! Ma che razza detective sei? Si può dire che ho ucciso la tubatura. Cioè, abbiamo colpito tutto tranne lui. Com'è possibile? Oh, cos'era quella cosa? Cos'era? Cos'era? Che ragnone che è passato, strano. Insetto di merda. Nuovo mostriciattolo da affrontare, molto bene. Spero non ora, eh. Ah! Ok, non potevo evitare l'altro colpo, ma vabbè. Ci stiamo ricongiungendo all'altra parte. Credo. Qua? No.
Mi sono sbagliato. Aspetta. Bevi. Sicuramente è Coca Zero quella che sta bevendo. Sicuramente. Mi sono sbagliato. Pensavo ci stessimo ricongiungendo. Invece no. Alright. Made it inside the warehouse. The office must be upstairs. Non mi mettere fretta, per Dio. Sono roba da controllare. Possibilmente. Beh, visti. Non mi ricordo che anno è ambientato, ma è molto probabile ci capiti un Thompson, probabilmente. O un MP40. Sono aperte le scommesse, ragazzi. Scrivete nei commenti. MP40 o Thompson? Però non barate, cioè non è che dovete andare in altri video a cercare cosa troviamo. E comunque punto al Thompson. Cioè, proprio sta sensazione di Thompson, guarda. Tanto ora troviamo a ridosso di un boss la mitra, o non ho idea. No, cos'è sta roba? Attizia, beh, quindi questa è seria, eh? Qua possiamo buttarci. Vedi, questa è una bella arma, una mannaia enorme da macellaio. No, non ce la fa prendere. È too much. Guarda! Cosa vi avevo detto? Io lo so, io me ne sento. Che figata. Ovviamente ce lo lasciamo per i momenti top. 20 colpi, merda. Aspetta, quindi 2 il fucile e 3 il Thompson, ok. Quando servirà ne faremo buon uso. Ok, sono saccheggiata. La luna muore occidente, la terra insegue l'oriente, il sole tramonta ponente. Ok, un enigma facilmente risolvibile. Ok, molto bene. ok, quale dovrebbe essere il codice, Cristo? Un 6, un 4, un 5. Aspetta un attimo. 6. 4. What? Oh Gesù! Ma che cazzo? Gargo manifesto. Ok, ho effettuato la presa del faraone nero. Ah, 4 bauli, oggetti di scena, sarcofago. Una bella robina. Here we go. The address where Jeremy first encountered the Dark Man. Bene. E mo dove andiamo? Dove minghi andiamo? Vado là di proprio il mio... Oh Gesù! Oh! Andate a fuoco! Le mie preghiere sono state esaudite! Corri, scemo! Minchia. Ho manifestato troppo l'idea di crivellare, madonna. Ah, la grande. Che cazzo. Fa molto di Sinking City questa ambientazione, ve lo giuro. Non ricordo troppo. Ma guarda, io mi sarei comunque fatto strada palpando, fosse stato in te, però non me ne frega niente. Fanculo la nebbia proprio. Silent Hill. Quello che sta cercando in fondo alla strada, questo? Probabile. Ma noi
controlliamo, perché noi sappiamo che sto gioco. Vedi, 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 lo so. Io lo so sempre, pure che sono cazzate, eh. Però possiamo trovare pure munizioni. Oh madonna, calmo. Ne ho al massimo, cazzo. Qua la nebbia, vabbè, lasciamo stare. Il nostro Edward Carnby non si fa strada palpando. Non è un palpatore di professione come noi. Quindi, di qua, madonna mia. Allora, allora, allora. Porco giuda che inquietudine. No, non vedo l'ora di dare un colpo di attizzatoio a qualcuno. Bel posticino. Non potevano mettere un ascensore? Se fossimo stati dei vecchi ottantenni a fare tutte queste scale. Cioè, alla seconda scalinata ci prendevamo un coccolone e rotolavamo giù. Oh, oh, oh. Ecco qua. Buon salve. Siamo di nuovo noi. You want to tell me what this is all about? Welcome, detective, to the greatest show this side of the Mississippi. Nyarlathotep, the Black Pharaoh, the ancient magician who lived a thousand lives and wore a thousand masks. I can see why you settled on calling him the Dark Man. Saves your breath. So you got scared by a stage magician. And now he's living inside your head. You can mock me, detective. You would be the crazy one to think his presence can be ignored. Look where we are! We didn't get to finish our last conversation, did we? You were about to tell me how to break the contract with the Dark Man. No. Can't. We would turn her loose on the world. So many innocent would die. But there is a way to break out of the deal. There is. He offered me a way out. Steps to take. What are they? You'll never find them. They're forever entombed in his sunken desert temple. Jeremy, I'm not your enemy. Tell me where to go. How do I find the temple? No, we can't. I have to make this sacrifice. God damn it, Jeremy. I'm gonna save you. Don't worry. Ok, signori, termino qua. Someone who doesn't want to be saved. Well, he's gonna get saved no matter what. I just need to find the temple somehow. Signore, termino qua la quarta parte di Alone in the Dark. Spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con la successiva. Ciao a tutti.